Anche perché mi sembra che ci siano troppe persone che hanno fretta prima di prendere qualsiasi provvedimento. A parte prima si spengano gli incendi e non lo fa il sindaco, perché ci sono altri più adeguati. Secondo, si aspettano tutte le relazioni della ASL, dell'ARPA, si aspetta di vedere che cosa dicano tutti e poi si fanno i provvedimenti, come d'altronde noi abbiamo fatto, come io ho fatto. Sono convinto che non ci saranno problemi, lo sapremo entro 15 giorni, anche perché è sempre fastidioso dare noia a chi produce, a chi fa qualcosa. Oggi è consigliabile sicuramente per tutti i cittadini non consumare le verdure, le cose, insomma la frutta che può essere raccolta in un raggio di 3 km da qui. L'ARPA entro una settimana, ma anche prima, ci darà le prime conclusioni e poi entro 10-15 giorni ci dirà come stanno le cose. I materiali che sono bruciati non dovrebbero, così mi dicono i vigili del fuoco, così mi dicono all'ARPA, non dovrebbero aver causato, diciamo, situazioni che potranno portare danno per molto tempo, perché i materiali che sono qua stivati, insomma, sono tipo divani, situazioni che dove è bruciato legno e stoffa, insomma. Si spera. Poi io faccio un altro mestiere, faccio il sindaco. Sta di fatto però che mi sembra tutto sotto controllo. Vedo che con troppa fretta tutti si preoccupano di entrare sempre sulla scena. Io, quando tocca il mio turno, da stamattina a ora, ho fatto quello che dovevo fare. La cosa che mi preoccupa in questo momento è tutelare il lavoro delle 6 persone che lavorano qua dentro, perché giustamente la magistratura sta facendo un'indagine, è giusto che vada a approfondire se qualcuno avesse dato fuoco a questa cosa o se ha preso fuoco per autocombustione, bastava ci fosse una batteria, un giocattolo, qualcosa di diverso. Quello che un po' mi preoccupa in questo momento è che la presa, che non ha bruciato, come vedete non c'è fuoco sulla presa, è senza nulla, cioè la presa non è bruciata, permetterebbe a questi signori di continuare a lavorare da lunedì. Dato che è stata sequestrata la parte giustamente che ha l'incendio, spero che il magistrato voglia mettersi una mano sulla coscienza, dato che la presa non ha nessun tipo di incendio, cioè non è bruciato niente di quello che stava sulla presa, spero che gliela liberi in modo tale che possano continuare a lavorare. Poi l'indagine deve essere fatta in maniera chiara e approfondita, darà origine, hanno sequestrato tutte le telecamere del mondo, quindi si vedrà se le cose sono andate in un modo o sono andate in un altro. Se sono andate in maniera, diciamo, naturale, siccome non è successo niente di grave ai cittadini, non è morto nessuno, spero che l'azienda possa continuare a lavorare, perché a te ne abbiamo bisogno di lavoro e di operatività. Il magistrato mi sembra una persona intelligente e mi sembra una persona in gamba più che altro, mi sembra una persona di cuore, prendesse atto che sulla presa non c'è un grammo di incendio, potrebbe essere lasciata a questi signori. Oh, qui veramente pensiamo a far lavorare quest'uomo, che va tutto bene, ma finché uno in Italia non è colpevole, è innocente. E quando uno è innocente vuol dire che deve poter lavorare. Secondo me il titolare è tranquillo ed è sereno. Per me sarà un incendio sfigato. Tanto noi siamo dell'idea che da qui a poco con la Mondezza ci guadagneremo un pacco dei quattrini, Sì. perché l'operazione, voglio dire, è già partita e si chiama, come si chiama? Rifiuolo, rifiutoro. Rifiutoro, bravissimo, Rifiutoro. rifiutoro. Noi vogliamo guadagnarci dalla Mondezza, prego. Ha bruciato legno, ha bruciato principalmente stoffa, Giocattolo, ferro. qualche giocattolo, qualche pezzetto di plastica, il ferro è rimasto unito, basta guardare. Ma poca roba di plastica, tant'è vero che l'ARPA già ci dice che le diossine non ci dovrebbero essere, l'ARPA ci ha rassicurato adesso l'ingegnere, ero davanti a lei, e ci ha detto che loro sperano in pochi giorni di liberare tutto anche dall'ordinanza cautelativa che noi abbiamo fatto. Capisco che tutti vanno di fretta, ma nella vita, prima di fare le cose, bisognerebbe saperle e conoscerle. Ho dovuto mettere un'ordinanza cautelativa perché in questo momento non siamo indovini. Ora, quando invece l'ARPA ci dirà no, la diossina non c'è, bene, cominceremo a... Io penso che entro una settimana continueremo a restringere tutte le nostre situazioni.